Amici di Fano TV, siamo a Cartoceto, qui si celebra la 40ª edizione di una festa importantissima, quella che celebra un prodotto di grande eccellenza per questo territorio, una DOP, l'olio di Cartoceto Top, Cartoceto DOP. La Reale Cartoceto è una DOP importante perché è sicuramente un'eccellenza territoriale che serve per promuovere un territorio, ma serve anche da volano per un turismo sempre più esperienziale, un turismo sempre più qualificato ed esigente. Naturalmente le difficoltà del settore agroalimentare sono note a tutti, però i produttori resistono, Mosca permettendo, anche alle difficoltà che la natura, madre natura, gli dà, per dare sempre un prodotto di alta qualità, per proporre ai propri clienti affezionati naturalmente un prodotto di alta fascia, di alta gamma. Un movimento, quello attorno all'olio, che viene celebrato attraverso tante manifestazioni, ha cambiato pelle questa festa, questa fiera, è diventata un evento culturale. Naturalmente sotto la spinta dell'amministrazione pubblica, che vuole sempre di più creare addirittura un festival attorno a un prodotto, e da qualche anno ci sta riuscendo, vista anche l'alta affluenza di persone. Noi siamo qui per mostrarvi l'edizione di quest'anno con le tante peculiarità. Oggi è domenica, è la giornata inaugurale di questa 40ª edizione di Cartoceto DOP, il festival. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Cartoceto DOP, il festival, la 40ª edizione della mostra mercato dell'olio e dell'oliva. Però di passare al taglio inaugurale, vorrei che Margherita traducesse queste parole di saluto anche per gli amici tedeschi qui presenti e ovviamente per il sindaco di Hugelsheim, Breiner, che avrebbe poi piacere di farci un saluto. Prima davvero di aprire questa manifestazione mi preme sottolineare due aspetti che il sindaco di Hugelsheim citava. Il primo, quello della promozione turistica, ma non solo, della valorizzazione dell'intero territorio, e giustamente poi anche quella che è la ricaduta economica che questo prodotto ha sulla nostra provincia. Dicevo prima che la Reale della DOP Cartoceto ricomprende ad oggi 5 comuni, ma è giusto anche informarvi del fatto che questa opportunità probabilmente, e qui mi rivolgo anche alle autorità che rappresentano la Regione Marche, il consigliere regionale Boris Rapa, c'è un'istruttoria in corso per ampliare la Reale della DOP ad altri 22 comuni, e questo ovviamente ci dà un'idea anche di quella che sarà poi l'incidenza economica, in modo particolare nel settore dell'agroalimentare. Dietro a questa manifestazione c'è un grande lavoro, c'è un grande lavoro che impegna appunto tantissime persone. Thank you.
Evviva! Quarantesimo compleanno della Mostra Mercato a tutti, ovviamente godetevi Cartoceto in questo pomeriggio che il parroco ci ha promesso che il tempo sarà clemente. Ce l'hai promesso. Sindaco, allora una vicinanza con un territorio importante, quello di Cartoceto, che può essere un volano un po' per tutto il comparto turistico di questa zona. Un'eccellenza territoriale come quella dell'olio Cartoceto DOP può rappresentare un punto di attrattiva per tante persone amanti di questa tipologia di alimento, di gastronomia pregiata come quella che si utilizza attraverso l'olio. Beh, sicuramente sì. Intanto va detto che questa è un'iniziativa di eccellenza, l'olio di qualità, che si unisce anche ad un interesse che Fano ha, e dobbiamo ragionare sempre come un tutt'uno, non dobbiamo ragionare per confini comunali. Devo dire che con l'amministrazione di Cartoceto, con il sindaco Rossi, che è bravo, stiamo facendo dei ragionamenti assieme di collaborazioni, ma la mia presenza è anche per dare un senso, esprimere un plauso e un atto di simpatia e di attenzione verso questa iniziativa che ha 40 anni, compie 40 anni, ma ha avuto la capacità nel tempo di sapersi sempre rinnovare, mantenendo la tradizione, mantenendo sempre alta la qualità. Quindi anche questo ha un valore anche per la vicina Fano, perché se noi vogliamo esportare le nostre eccellenze, i nostri prodotti, ma vogliamo promuovere i nostri territori, non possiamo farlo singolarmente, ma lo dobbiamo fare assieme. E la mia presenza ha anche questo significato. La Regione Marche punta molto sulle tipicità dei prodotti e sulle eccellenze territoriali, perché il turismo, un certo tipo di turismo, ha esigenze che Cartoceto e tanti altri siti nella nostra regione riescono ad esaudire, riescono a colmare. Sì, quella di Cartoceto, del Festival DOP, è in questo momento la capitale delle Marche per quello che riguarda l'agroalimentare, e soprattutto se si lega al turismo sono quelle eccellenze che la regione deve assolutamente valorizzare per riuscire anche ad avere degli indotti che siano al di là del turismo, ma che siano legati all'enogastronomia e alla cultura di un territorio. Io ritengo che queste siano le nostre carte vincenti che dobbiamo assolutamente spendere, perché se siamo legati al territorio non sarà possibile per nessuno espropriarcele. La difesa anche delle tipicità è un'altra battaglia che bisogna vincere a tutti i costi, difendere i nostri prodotti, le nostre DOP, le nostre DOCG, insomma questo è un imperativo nel 2016. Questa deve essere la nostra battaglia principale. Oggi più che mai, dove anche all'interno della comunità europea vediamo molte volte sovraccaricare determinati prodotti che non sono della nostra stessa qualità, penso che sia non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, la tutela di questi prodotti legati ai nostri territori deve essere in prima linea. Sono tanti gli attori che possono partecipare alla rappresentazione di un territorio, di una tipicità. Qui a Cartoceto si celebra un prodotto importantissimo per l'economia provinciale e regionale, l'olio Cartoceto DOP. E dicevo, tanti attori come i sindaci delle città vicine, la regione che si impegna per promuovere a livello di fiera, a livello internazionale i propri prodotti, e anche la Proloco che naturalmente per nomenclatura è a favore di un territorio. La Proloco è impegnata in tanti fronti, sul volontariato ma anche sulla promozione. Beh, io direi soprattutto sulla promozione e il volontariato.
e nella dimostrazione di 40 anni di DOP Cartoceto, dove la Proloco è stata ed è la parte principale dell'organizzazione di questo evento, dove tanti volontari lavorano giorno e notte sacrificando il proprio tempo alle proprie famiglie, e quindi questo è un momento veramente importante di promozione turistica e enogastronomica, perché tanti turisti, tanta gente che viene a visitare la manifestazione poi crea anche tanto altrettanto lavoro ai ristoratori, ai bed and breakfast, a tutte le strutture che lavorano attorno a queste manifestazioni. E il Made in Italy non è soltanto in tema alimentare, il Made in Italy è anche questo. Qui per suggellare un prodotto e un territorio, niente po' di meno che Ferrari. Ferrari a vista d'occhio, Ferrari color giallo, color argento, color rosso, naturalmente Ferrari, per testimoniare la vicinanza di tanti appassionati a un prodotto così bello, il Made in Italy in tutte le sue declinazioni. Sono tante le aziende qui nella piazza di Cartoceto, vogliamo sentire anche il parere dei produttori che in questo momento, insomma, combattono anche con la mosca, però insomma quest'anno che prodotto è venuto fuori? Ma adesso noi quel poco prodotto che siamo riusciti a salvare, comunque un'annata molto scarsa perché abbiamo prodotto un 90% in meno, comunque è un buon prodotto, non magari l'eccellenza dell'anno scorso, però buon prodotto comunque. Voi siete un'azienda biologica, avete insomma intrapreso questa strada? Sì, noi siamo nati proprio col metodo biologico, quindi non è che lo facciamo per business, e anche le nostre strutture sono in bioedilizia, quindi è una filosofia aziendale. Paga? Sì, all'inizio non pagava, ma in questo momento abbiamo dei buoni risultati a livello mondiale. Quanto è stato difficile quest'anno tirar fuori un bel prodotto? Ah, quest'anno abbiamo sudato molto perché c'è stata una grande infestazione di mosca, però alla fine noi, avendo una grande produzione di olive, siamo riusciti a avere, non so, il 10% della produzione dell'anno scorso. Il biologico vi dà anche la possibilità di intervenire con qualche piccolo trucchetto per combattere, naturalmente in maniera naturale. Ma questo, i trucchetti dobbiamo ancora studiarli. Noi siamo andati con i prodotti che comunque ci dà la regione da dare agli uliveti. Non è stato facile, però siamo contenti che almeno una quantità di olive siamo riusciti a salvare. Avendo 3.000 olivi, almeno penso sui 1.500 olivi siamo riusciti a salvare dalla mosca. Senti, dal punto di vista organolettico al palato, come si presenta il prodotto di quest'anno? Com'è, come caratteristiche? Ma sicuramente più acido, un po' più. L'oliva, non essendo così bella come l'anno scorso, comunque il prodotto
ha più acidità, diciamo. E quindi questa è una caratteristica di quest'anno? Una caratteristica che incide molto anche sui, diciamo, sui concorsi, che se uno vorrebbe farlo non lo può fare. Sul prezzo ha inciso qualcosa? Sul prezzo incide comunque, perché non avendo tutto l'olio che l'anno scorso abbiamo prodotto dobbiamo tenere un po' più alto il prezzo, e quindi c'è molto meno olio in giro, che comunque non è così buono come quello dell'anno scorso, intendiamoci. Però per insomma, diverso che sia, comunque consumiamo sempre un olio di qualità, poco ma buono. Sì, sì, quello c'è sempre da dirlo, perché comunque anche chi l'ha assaggiato oggi in una bella giornata che alla fine siamo andati a trovare, sono stati contenti, sia l'olio di quest'anno che quello dell'anno scorso non c'è stata una grande variazione, perché comunque è sempre un buon prodotto quello di Cartoceto, e avendo solo la produzione qui di Cartoceto, non importandolo dalle altre regioni, è sempre un ottimo prodotto. Ecco, un ottimo prodotto, un'eccellenza territoriale, quindi usiamola e sfruttiamola per i nostri piatti, per le nostre preparazioni. Allora, l'oliva permette tantissime declinazioni, non solo l'olio, ma usato nel giusto modo si riesce a ricavare addirittura un liquore. Voi avete studiato questa cosa che vi sta dando grandi soddisfazioni. Sì, sì, ci sta dando soddisfazioni. Questo è un liquore, un digestivo fatto con la pianta dell'olivo, quindi foglie, corteccia e aromi naturali in infusione nell'alcol. Fantastico. Sì. Proprietà? Proprietà, tutte le proprietà che in erboristeria hanno le foglie dell'ulivo, quindi antifebrifughe, antifiammatorie, antipiretiche, abbassano la pressione del sangue, e poi chiaramente c'è dell'alcol, quindi da una parte bilancia, però ecco sì, digestivo, a fine cena con cantucce e paste secche. Allora, un ottimo fine pasto, ma insomma bisogna dare merito a chi ha avuto le idee per fare queste cose, è giusto? Sì, sì. Comunque sono ormai 16 anni che lo produciamo, sì, sì. Abbiamo vinto il primo premio a Milano come miglior liquore nel 2001, e lo mandiamo in Germania, Olanda, Danimarca, e abbiamo una richiesta anche dal Giappone ultimamente. Che loro gli piacciono un sacco le robe nostre. Sì, è vero, anche l'olio lo stesso gli piace molto, loro pagano, però sono pignoli e puntuali, questo è importante, per noi è importante. Che per noi italiani non è proprio il massimo della vita, che siamo un po' estemporanei, così, è vero? Però noi facciamo il biologico e perciò ci teniamo a fare un prodotto di qualità. Alessandri Bruno, un produttore appassionato del proprio lavoro, innamorato della terra e di questo prodotto. Guardate, guardate che meraviglia. Guardate qui, questa è la vera raggiola. Questa è la vera raggiola. E madre natura, che cosa ci regala? Bruno, qui questo è un prodotto eccezionale. E purtroppo, diciamo, non è riconosciuto come varietà, ecco. Perché sembra che sia venuto da una virosi. Quindi non è una varietà tal quale, però diciamo è un prodotto che è eccezionale sia per la mensa che per l'olio. Purtroppo difficilmente riusciamo a rifare delle piante giovani, e questo mi dispiace. Perché? Io ho provato innestandole, non ritorna la stessa qualità. Per Talea già, diciamo, gli assomiglia bene, però innestandolo non ritorna. Peccato, perché però tanto lo, insistendo la soluzione la troviamo, la vogliamo rifare questa qualità. Perché Bruno è un produttore caparbio, testardo, sì, di quelli che credono nel proprio. Sì, anche perché diciamo sono piante che secolari, sono arrivate fino a noi, hanno resistito le gelate, qui danno una buona quantità di olio, sono ottime da tavola, quindi cosa dobbiamo andare in cerca? Esatto. Del lecino che c'hanno in tutto il mondo, e questo invece no. Dobbiamo puntare su queste varietà qua. Ascolta, l'olio di quest'anno come ti è venuto? Allora, io l'olio di quest'anno, diciamo, è buono. C'ho 0,22 d'acidità con 4,5 perossidi. Ecco. Analizzato,
quindi c'è una botteggia piena in attesa di certificazione per la DOP, riesco a fare la DOP, però diciamo non tutti, io però non sono in biologico, ecco, non è, quindi ho fatto due trattamenti chimici, oltre al spindos che dà in biologico, e diciamo fondamentalmente si è salvata, perché tanto sì, vendo olive da tavola, no, adesso è finita, però voglio dire, in piazza mi sa che non ce ne sia tanto di oliva, no, quindi non ce ne è inutile che parliamo, si capisce, certo, da lì, certo. Quindi se l'olio, la spremuta delle olive, se l'oliva è sana l'olio è buono. L'olio è buono, c'è poco da dire. Quest'anno hanno lottato non poco, sì. Avete ingaggiato una battaglia come... Sì, sì, no? Proprio, sì, sì, allo stremo, proprio allo stremo. Stremo. Sì, sì. Però quello che è venuto fuori, per poco che sia, comunque è sempre un olio di grande qualità. È un olio di grande qualità, sì, sì. Lo verso su un pezzettino di pane per vedere. Cioè, vediamo, vediamo. Non si vede il sapore, però vediamo il colore. Lo so, vediamo. Vediamo il colore. Vediamo il colore, fantastico. C'è tutto, c'è tutto, c'è tutto. Bene, allora, anche da tavola l'oliva dà il meglio di sé. Sì, 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 cioè... sono quelle cose, diciamo, fatte, diciamo, io dico, le ricette della nonna, che non si trovano, cioè si sente che è un'oliva fatta senza conservanti, quindi no, c'è un altro sapore, e vedo che la gente, diciamo, apprezza il lavoro, apprezza la fatica di chi si impegna ogni giorno per regalare alle nostre tavole qualche cosa in più. Adesso, naturalmente, grazie. Io vado all'assaggio perché sicuramente, insomma, non mi deluderà. Fantastico, complimenti. Non sta a me a dirlo, io dico sempre, i clienti devono dirlo. Buonissimo. Per le strade di Cartoceto si trova di tutto, anche una band in stile Dixieland, la fantastico. Roaring Emily Jazz Band. Ma quanto vi divertite da 1 a 10? Quasi 10, anche 20. Anche 20. Anche 20. Anche 20. È un'emozione stare qua a Cartoceto con la nostra band, e aspettavamo questo momento dell'olio, no?
per esprimere tutta tutto, la vostra gioia, gaiezza. E per assaggiarlo, naturalmente. Perché è importante anche constatare di persona che sì, poi... Ogni tanto bisogna anche sentire un pochino, vero? Perché solo a guardare... che non fa. Però dall'accento mi sembra che non siete proprio di qui dietro l'angolo. No, siamo i vostri cugini, vediamo da qua vicino. Direttamente dalla provincia di Ravenna. La Romagna, prima abbiamo sentito Romagna Mia, fatta dalla banda. Ci siamo vi siete ringarzoliti. È la capitale, questa Romagna, ormai è diventata nazionale dappertutto, in tutto il mondo. Ma un Romagna Mia in stile Dixieland veloce me la potete fare? No, perché dovete sapere che io sono romagnolo, allora, e quindi insomma vi sfrutto, va bene? Allora Romagna Mia in stile Dixieland. E per gli stretti vicoli di Cartoceto non ci sono soltanto gli artisti, come quelli che abbiamo visto prima dell'Istituto Artistico Mengaroni, che disegnano in estemporanea, ma ci sono botteghe, osterie aperte che vi possono deliziare il palato. Qui vicino ce ne abbiamo diverse e adesso vi facciamo vedere qualcosa che vi possa solleticare il palato. In questa giornata inaugurale c'è anche il sindaco della cittadina di Gemellata con Cartoceto, un legame stretto, un legame intenso attraverso non solo partnership commerciali ma anche turistiche di promozione territoriale. Allora mi viene da chiedergli perché ama tanto Cartoceto. Er möchte von Ihnen wissen, warum Sie Cartoceto so lieben. Lui apprezza tantissimo l'umanità che avete qui a Cartoceto e nella nostra zona, ama tantissimo la gastronomia, ovviamente l'olio d'oliva. Ecco, naturalmente tra Cartoceto, l'Italia e la Germania c'è un legame stretto, non solo appunto in termini commerciali ma anche di promozione territoriale. Che cosa noi possiamo portare da loro e che cosa loro possono portare da noi? Er möchte auch wissen, warum ihr so verbunden seid. Was habt ihr gemeinsam zwischen Hügelsheim und Cartoceto? Was sind Gemeinsamkeiten? È stata una scelta della loro provincia che hanno cercato di unire e gemellare dei comuni che hanno delle eccellenze particolari. Cartoceto aveva l'eccellenza delle olive e dell'olio, loro hanno l'eccellenza degli asparagi. Allora un connubio... diciamo quasi reale quello tra l'olio e l'asparago, che per essere così evidenziato in tutto il suo aroma, in tutto il suo profumo, ha bisogno di un veicolo, e l'olio di Cartoceto è sicuramente un ottimo veicolo. Er sagt, dass es ist natürlich klar, die Spargel ist auch ein königliches Produkt und braucht natürlich, um es zu genießen, ein anderes königliches Produkt, das das Olivenöl von Cartoceto sein kann. 100% recht.
dice che avete ragione al 100%, non c'è niente da dire. Va bene, grazie. Gute Reise. Sindaco, una formula, quella che avete messo in campo da diverso tempo, che sta sempre di più crescendo, riscuotendo grande successo e grande consenso, anche al di fuori, possiamo dire così, delle mura cittadine. Sì, una formula, devo dire, che ormai da 3 anni, dal 2014, questo Cartoceto DOP, il festival, cioè la nuova veste della Mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva, storica Mostra Mercato, che quest'anno compie 40 anni, e devo dire una formula, quella del festival, che ci ha regalato finora grandi successi e soprattutto un numero molto molto elevato di visitatori provenienti da tutta una serie di regioni d'Italia. Era esattamente il nostro intento, era esattamente il nostro obiettivo, quello di voler ancora di più promuovere e valorizzare l'unica DOP olearia della Regione Marche, che trae appunto origine nel nome dal comune di Cartoceto, la DOP, l'olio DOP Cartoceto, ma voler costruire anche attorno tutta una serie di iniziative, attività e spettacoli dall'arte, alla cultura, alla musica, che potessero fare da corollario, da cornice rispetto a questa eccellenza, questa peculiarità agroalimentare di cui Cartoceto, ma non solo, perché a me piace sempre ricordare che dell'areale della DOP Cartoceto fa parte anche i territori del comune di Fano, di Serrungarina, di Monbaroccio e di Saltara. Quindi era molto molto importante, ecco, affinché questa DOP olearia unica delle Marche potesse prevaricare e allargarsi ulteriormente rispetto ai confini localistici, che potesse appunto abbracciare ulteriori target di visitatori e di pubblico. Su questa sfida abbiamo scommesso attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso la cultura, e devo dire che ci stiamo togliendo delle bellissime soddisfazioni. E cominciano anche a entrare in ballo circuiti che mai si sarebbero pensati prima, insomma, come filoni anche musicali non del tutto popolari, ma comunque che abbracciano una compagine di pubblico molto, molto elevata, e l'olio è un po', come avviene nelle pietanze, il legame per tutto. Sì, era esattamente questo l'intento, no? Che l'olio facesse un po' da fulcro, da parte centrale, e al tempo stesso anche, perché no, da collante. Quello che diceva lei poco fa è assolutamente vero, cioè grazie a tutta una serie di spettacoli, siamo qui in questo momento al Teatro del Trionfo, dove tra poco si esibirà Pepe Servillo, sabato prossimo avremo Mario Venuti, domenica prossima chiuderà Cartoceto DOP il Festival 2016, Emilia Zamuner, che è la vincitrice del premio internazionale Massimo Urbani, accompagnata da 3 musicisti internazionali. Abbiamo dedicato sempre all'interno di questa splendida struttura del Teatro del Trionfo una sala dedicata al maestro della fotografia Mario Dondero, recentemente scomparso, e che di recente aveva regalato 20 scatti di personaggi, di sensazioni, di paesaggi di Cartoceto all'amministrazione, e noi abbiamo voluto rendergli merito e omaggio attraverso questa sala permanente. Ecco, tutte queste iniziative, che sono sicuramente iniziative che celebrano grandi artisti o grandi maestri dell'arte, come nel caso di Dondero, hanno fatto sì che Cartoceto potesse aprirsi, potesse spalancare le proprie porte a target di visitatori che mai sarebbero probabilmente venuti a Cartoceto. E questo ci fa, oltre che piacere per quelle che sono poi gli obiettivi di promozione turistica, ci fa altrettanto piacere perché riusciamo attraverso altre leve, attraverso altri asset, a promuovere l'eccellenza agroalimentare prima, cioè quella dell'olio DOP Cartoceto. Ecco, l'olio DOP Cartoceto è sempre, insomma, il protagonista principale, però quest'anno è indubbio che i produttori hanno faticato non poco per dare un prodotto di fascia alta che rispettasse insomma, il disciplinare. Insomma, le amministrazioni, la regione, la provincia devono stare vicino a questi produttori che investono tanto, con tanto cuore, con tanta passione. Devono, l'amministrazione ha voluto fare fortemente tanto proprio per stare a fianco delle imprese,
proprio per stare a fianco del consorzio di tutela del marchio di qualità, cioè della DOP Cartoceto, perché purtroppo ecco, in agricoltura molto spesso succedono, no? Annate un po' storte. Il 2016 non è agli stessi livelli del 2014, quando obiettivamente fu un'annata abbastanza disastrosa. Si alternò poi il 2015 invece con un anno da un punto di vista produttivo molto molto florido, non soltanto in termini di quantità ma anche di qualità. Quest'anno devo dire che la difficoltà più grande la si riscontra nella quantità, ma sono certo che i produttori che abbiamo sul territorio, coadiuvati anche da tutta una serie di enti che ovviamente in termini di ricerca e di supporto scientifico debbono fare la loro parte, hanno saputo accompagnare le aziende agricole del territorio nella tutela del prodotto, e devo dire che il risultato in termini qualitativi che ne consegue è sicuramente ottimo anche in un'annata come questa, che da un punto di vista invece quantitativo purtroppo soffre qualche cosa. Dobbiamo anche ricordare che l'areale della DOP Cartoceto, che come dicevo prima ad oggi ricomprende 5 comuni, si sta allargando proprio perché la Regione Marche, assieme al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e alla Commissione Europea, sta istruendo la pratica per allargare l'areale ad altri 22 comuni. Oggi con noi c'era anche il Presidente della Camera di Commercio ad aprire la 40ª mostra mercato dell'olio e dell'oliva, perché ben si capisce che il nuovo areale con 27 comuni avrà sicuramente un'incidenza importante sull'economia e sul tessuto delle aziende agricole della provincia di Pesaro Urbino. Grande impegno di tante persone, di tanti soggetti, dell'amministrazione, amministratori, assessori. Insomma, lavorate quasi tutto un anno per regalare a chi vi viene a trovare un contenitore che sia multidisciplinare. Esatto, sì. Lavoriamo tutto l'anno, in particolare quest'anno, visto che a Cartoceto, dopo il festival, per festeggiare la 40ª mostra mercato dell'olio e dell'oliva, abbiamo fatto anche 3 appuntamenti preparatori. Certamente questi risultati non si raggiungono se non si lavora di equipe tra amministrazione comunale, proloco, volontari e associazioni varie. Hai detto bene quando hai parlato di contenitore multidisciplinare, perché ovviamente, fermo restando la promozione e la valorizzazione del nostro prodotto tipico per eccellenza, questa nuova veste festivaliera comprende poi anche tutta una serie di attività artistiche e culturali collaterali per promuovere il paese nella sua interezza. Bene, quindi grande impegno di tutti per regalare sensazioni, emozioni non solo degustative ma anche artistiche e perché no anche così di spirito e di animo. Quindi chiudiamo qui questo speciale da Cartoceto al cospetto del Teatro del Trionfo, che è ritornato a nuova vita grazie all'intervento dell'amministrazione e ai fondi a disposizione per poterlo rimettere al centro della comunità in sesto, e quindi insomma rendete omaggio a un prodotto della terra così buono, così particolare come l'olio, in particolare l'olio di Cartoceto DOP, e soprattutto anche a un gioiello come quello del Teatro del Trionfo, che quando si apre alla comunità, ma apre anche il cuore e lo spirito di quanti lo vengono a trovare. Non potrei dimenticare tutti i tormenti che ballavano allacciati ai miei parenti. Dal naso che siamo parenti.